Sono passati più di 8 anni dalla frana di Montevezzi, in cui persero la vita Luigi Buono e le sue 3 figlie. E da allora le famiglie di sfollati, vittime della tragedia, vivono nell'ex camping in via Michele Mazzella, a Ischia, a pochi passi dal centro, dimenticati dalle istituzioni. Da quel lontano aprile del 2006, infatti, le loro abitazioni sono di container, sistemati in spazi strettissimi all'interno della pineta, dove prima si trovava un camping. Le loro case sono delle vere e proprie scatole di metallo, logorate dal passare del tempo. I container dovrebbero infatti servire per tamponare un'emergenza, dovrebbero essere una sistemazione provvisoria, e invece quelli sistemati nell'ex camping sono da più di 8 anni la dimora di queste famiglie, a dimostrazione che viviamo in un paese in cui nulla è più duraturo di ciò che dovrebbe essere momentaneo. E così intere famiglie e soprattutto anziani bambini sono costretti a vivere tra infiltrazioni d'acqua che hanno sventrato pareti e parte dei soffitti, impianti di riscaldamento che spesso non funzionano come dovrebbero, impianti elettrici non idonei e a questo triste elenco ogni volta che piove bisogna aggiungere gli allagamenti. Sono 8 anni che queste famiglie vivono in queste condizioni e dopo il clamore iniziale e le passerelle di tutti i politici ormai sono completamente abbandonati a se stessi e le istituzioni non intervengono più neanche per l'ordinaria manutenzione. Recentemente queste famiglie si sono recate in comune per chiedere un sopralluogo e alcuni interventi urgenti, ma ancora una volta tante promesse, ma nessuno si è ancora visto tra i container di via Michele Mazzella. E pensare che a pochi mesi di distanza dal tragico evento, lo Stato con il governo, la Regione e il commissario per l'emergenza idrogeologica in Campania previdero lo stanziamento di 24 milioni e 800 mila euro che dovevano servire in parte per la messa in sicurezza dell'intera area di Montevezzi e in parte per costruire gli alloggi per gli sfollati, alloggi per cui sono anche stati redatti i progetti. Ma di quegli alloggi ancora non si sa nulla. Sono infatti stati effettuati alcuni interventi per mettere in sicurezza la zona, ma nulla si è fatto per gli sfollati, nonostante gli annunci e le passerelle di campagna elettorale. In primavera ci saranno le elezioni regionali. Questi invisibili ischitani dovranno aspettare la campagna elettorale per vedere di nuovo qualcuno tra i container.